L'eredità non è quanti zeri abbiamo sul conto in banca. Sono le persone che abbiamo accanto e quello che gli possiamo lasciare. Harry, ricordami perché non vai in una scuola per ragazzi prodigio. Perché per il mio sviluppo psicosociale è meglio interagire con i miei coetanei in una scuola normale. Ah, certo. Susan, te li faccio accreditare direttamente se preferisci. Non lo so, devo chiedere a Harry. A un ragazzino di 11 anni. Non era arrivato il nostro estratto conto oggi? Sì, mi sono dimenticata di dartelo. Io non so come fai, tutto da sola. Ma dai, oh Harry, portami un altro esemplare della sua specie che sia più maturo di lui. Lo farei volentieri. Questa storia parla di me, di mio fratello, di mia madre e della ragazza della porta accanto. Harry e Peter, sono fortunati ad averla. Anche tuo padre è fortunato ad averti. Il mio patrigno. Tutto ok? Sì. Mamma, ti devo dire una cosa molto importante. Cristina è nei guai. Se qualcuno fa male a qualcun altro, noi dobbiamo sistemare le cose. C'è un solo modo per fermare tutto questo. Speravo di fare da solo, ma ormai non è più possibile. Ci deve essere un altro modo per aiutare Cristina. Perché non c'è un altro modo per aiutare? E il commissario di polizia. Non lo sottoporrò al giudizio pubblico senza avere prove inequivocabili. Ok, facciamolo. Tutto quello che ti serve è qui. Sarò con te ogni istante. Io so quello che hai fatto. Harry ha documentato tutto quanto. A chi crederanno, pensi? Dobbiamo farlo assolutamente. Comunque vada, niente panico. Non vado nel panico. Dobbiamo sistemare le cose.